Io no, massa Marmarut. La tua muma dice che era ora che arrivassi. Pendrien senna. Vuole che tu capisca che con sufficiente impegno non c'è niente che tu non possa fare. Io no, massa Marmarut. Dice che è impaziente di iniziare. Non avete molto tempo prima che il sole tramonti. La tua muma dice che hai fatto un... Dice che è bello essere la tua insegnante. È in arrivo un regalo per te, con l'aiuto di Gizmo e Wiz. Dovresti andare a vedere di persona e scoprire di che si tratta. Te lo meriti. La preda del giorno. Puri kumbala muma. Tua muma dice che non ha mai visto un apparato così verde. È meraviglioso. Questi elettrorottami sono eccellenti dispositivi di comunicazione perché contengono tecnologie del mondo che fu. Si chiama automa ed è sintonizzato sul tuo DNA. Hai la fortuna di avere un aiutante mica male. Tua muma dice che hai l'aria stanca. Non c'è da stupirsi. E sta... Io no, massa Manbarut. Dice che una bella nottata di riposo serve a prepararti per il domani. Riposa e avrai forza per affrontare il domani. Niente poteva impedire a Lupa Lupin di bruciare il mondo. La tua muma ti esorta ad alzare i tacchi. Un cucciolo scottato impara a temere il fuoco. Così non fai che gettare legna sul fuoco. Un ultimo sforzo e ce l'avrai fatta. Tua muma dice che ci siamo, è arrivato il momento. Deve combattere Lupa Lupin, questa volta non c'è scampo. Sente che si avvicina. Cala. Qualunque cosa accada, devi ricordarti che ti ama e che tutto ciò che ha fatto è stato per proteggere te, il tuo papo e tutti coloro che ha scelto di guidare. Eccolo, il passato che dà la caccia al presente. Per uscire di qui, dovrai attraversare il fuoco e l'acqua. La tua muma dice che puoi farcela, se ci crederai abbastanza. Ovunque vada, tu la seguirai. Il sangue non è acqua. Sei nella spuma. Non agitarti troppo. La spuma va dove pare a lei. Ti porterà a riva solo se riuscirai ad abbandonarti alla corrente.
La morte non può causare timore in chi ha vissuto con il cuore puro. Una parte di lei sopravvivrà in te. La creatura è affamata e insaziabile. Nulla si potrà mettere sulla sua strada ormai. Un sacrificio fatto per il bene degli altri non è perduto, ma tramandato. La vita deve continuare. Il vero sacrificio nasce dall'amore e dalla necessità, quando non ti restano altre opzioni. La prova decisiva per la coscienza è la volontà di rinunciare a tutto pur di salvare quello a cui tieni davvero. Ciò che fai per te muore con te. Ciò che fai per i tuoi simili ti rende immortale nei loro ricordi. Man mano che il momento svanisce fino a estinguersi, non rimane che la solitudine. Non significa che tu abbia dimenticato il tuo passato. Significa semplicemente che devi voltare pagina. La tribù ha catturato un lanodonte. Meglio stare allerta. Non è un animaletto da compagnia. Non sono riusciti a tenerlo legato a terra. Il lanodonte è a piede libero. Bam! Non plasinam taut blau. Hanno saputo che un Ronin ha rafforzato i loro ranghi e non vedevano l'ora di incontrarti. Un gruppo di crociati miriadi si è già avviato verso l'avamposto oscuro borgo degli Giagni e ti sta aspettando là. Dovresti recarti alla svelta sul posto e aiutarli. Tu li completi. D'ora in poi i miriadi saranno indomabili. Guarda, un kit d'emergenza dei... Wow! Scommetto che con quelle ci tiri dei gran pugni.
tunnel come questo trasportano ancora gli echi del passato. Li senti? La foresta è magnifica. Hai scoperto i dintorni. La foresta più fitta e oscura da queste parti. Quasi non si vede niente da quanti alberi ci sono. Quello è un avamposto della tribù degli Jagni. Attenzione!
Vediamo. Dice che è il momento di liberare l'avamposto, limitando il più possibile i danni mentre ti fai strada verso il capitano rivale. Non vale la pena essere liberi in un mondo condannato. Ecco la prima linea di difesa. Uno scagliabombe. Centrato il bersaglio. Il tubo di scarico si attiva con quella giraruota. Gira la giraruota per drenare l'acqua. Un meccanismo perfetto. Infila e gira. Continua così. Ehi, c'è qualcuno dentro quella gabbia. Nessuno dubitava della tua apparizione. Vuole vendicarsi dei suoi carcerieri, ma lascerà che sia tu a occupartene. Un cecchino. L'impalcatura sembra instabile. Meglio evitare i raggi rossi. Ecco la seconda linea di difesa.
Rosso uguale pericolo. Cade. Una bella botta e dovrebbe venire giù. Hai spento la luce. Uno scivolo per barili. Picchialo per farne uscire un barile. Poi lancia il barile verso il cancello per farlo esplodere. Sembra esplodibile. Sparagli e guarda come esplode. Da una certa distanza, però. Kaboom! Puoi entrare. Ci sei quasi. Ora l'avamposto appartiene alla tua tribù. Dice che anche se li hai indeboliti, non si arrenderanno. Il tuo sifo ti ringrazia. La vostra tribù è sempre più forte. Dice che hai fatto un ottimo lavoro catturando la... Sostiene che l'onore sia anche della tribù. Obsoleto dice che sta facendo del suo meglio per stare al passo, ma per quel che ne sa, pare che tu stia facendo progressi con il conflitto tribale. Dice di aver avuto la sensazione che avresti stretto un accordo con i miriadi. Ora resta da vedere cosa riserverà il futuro per la tua alleanza. Tuluia. Sembri condividere gli stessi valori dei miriadi. Avete entrambi una prospettiva ottimistica sulla vita. Per adesso, quantomeno. Ma Obsoleto sottolinea che, sebbene entrambe le cose siano importanti, è meglio aiutare i suoi amici ad affrontare i Mangiamondo prima di porre fine alla guerra tribale. La cosa non promette bene. I presagi di Obsoleto sono più che giustificati. Bisogna occuparsi del pachisbuffo.
Farfarifio, tuca, kubu. Dice che è arrivato il momento di affrontare il pachisbuffo all'estremità della radice ovest. Gizmo sta lavorando per rafforzare il suo mecton, abbastanza da resistere all'assenza di ossigeno nella zona morta e raggiungere il mangiamondo. Obsoleto dice che dovresti recarti subito sul posto e vedere cosa puoi fare per dare una mano. Il sole sta sorgendo in fretta. Vediamo. L'avamposto Oscuro Borgo, una roccaforte della tribù degli Jagni. Quello è un cavapro, una preda facile per Lupa Lupin. Per tutti gli altri è una monta perfetta e facile da domesticare se nutrita a dovere. Aggrappati bene e non mollare. Ecco lo scalo ciuff. È chiusa. Il raccogli messaggi era usato soprattutto da coloro che lavoravano allo scalo ciuff nei giorni andati. Al giorno d'oggi è pressoché incomprensibile.
Non c'è un granché da dire sul raccogli messaggi. Gizmo è rintanato nel sottoscalo a lavorare al suo Mecton. Da qui partivano i ciuff ciuff della Toxanol. Ti portano dove vuoi, se c'è una stazione ovviamente, e poi da lì si continua a piedi. Occhio aperto, sei sulla pista giusta.